Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando purtroppo di un dramma che si è consumato in piena città. Il servizio. Dramma della solitudine ad Arezzo. Una donna di 92 anni è stata ritrovata morta all'interno della sua abitazione dopo l'allarme lanciato dai vicini che non la vedevano uscire da diverso tempo. È successo in piena città, in via Montanara. Sì, abbiamo chiamato il 112 questa mattina e niente, sono prontamente intervenuti e hanno accertato poi tutto quello che è successo, insomma. Perché la signora non usciva di casa da tanto tempo. Noi non l'avevamo vista da qualche giorno, da qualche tempo. Ma lei usciva solitamente o era una persona invalida? No, è una persona anziana e non usciva, l'avevamo nella veranda ogni tanto. Sul posto, una pattuglia della polizia, una volta aperta la porta, agli agenti si è presentato di fronte un triste scenario. La donna pare fosse morta da tempo, forse mesi, ma questo è ancora in corso di verifica. Così come ci saranno da capire le cause esatte della morte. Si propende per cause naturali, ma è ancora presto per dirlo. Morto anche il suo animale da compagnia, un gatto. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica che ha provveduto a fare tutti i rilievi del caso per approfondire quanto accaduto. La polizia aretina sta cercando di capire l'esistenza di familiari e di mettersi in contatto con loro. Dopo i rilievi, il corpo della donna è stato recuperato dalla Croce Bianca di Arezzo. Aveva rapinato una donna di 72 anni lo scorso 26 giugno, peraltro facendola anche cadere per terra. Era successo in via 25 aprile ad Arezzo. Adesso il rapinatore è stato rintracciato e arrestato. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Arezzo, guidata da Davide Comito. Dopo circa 2 mesi si è appunto arrivati al responsabile, riconosciuto anche dalla stessa vittima. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, di origini straniere, già noto alle forze dell'ordine come pregiudicato. È stato arrestato e si trova presso la casa circondariale di Arezzo, dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali. La donna, cadendo, si era appunto procurata delle ferite guaribili in 7 giorni. Nuovi possibili disagi lungo la regionale 71. Dal prossimo 2 di settembre proseguono infatti i lavori del lotto 1 della variante appunto della regionale 71 nel tratto tra Subiano Nord e Calbenzano per permettere di eseguire una parte degli scavi previsti. Proprio da lunedì 2 settembre sarà necessario istituire un senso unico alternato tra il chilometro 164 e 600 e il 164-850, quindi circa 250 metri, una limitazione necessaria appunto dovuta a questo cantiere. Insomma, si prevedono ulteriori disagi in un tratto della regionale 71 già interessata da altri cantieri. E adesso invece dalla voce proprio dell'assessore Sacchetti sentiamo le possibili novità che potrebbero esserci all'orizzonte, anche se ancora non c'è davvero nulla di concreto rispetto al cantiere di via Fabio Filzi. Potrebbe essere un po' più vicina la svolta per il cantiere di via Fabio Filzi, dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. Le novità formali ancora non ce ne sono, però c'è stata un'interlocuzione importante con la proprietà, che è l'istituto di credito, il CREA. Hanno avuto un consiglio di amministrazione in cui hanno avallato sostanzialmente una proposta condivisa che ci devono formalizzare. Ancora che io sappia, non lo so, non ho visto al protocollo se è stata formalizzata, e quindi sulla base di questa formalizzazione, di questa proposta che sostanzialmente prevede la sostituzione del soggetto esecutore con un nuovo soggetto che è già stato individuato e avevano già comunque i requisiti per poter fare i lavori, una rimodulazione del quadro economico e quindi di tutto il piano economico-finanziario, e quindi anche lì come dire, la strategia è quella di ripartire, ecco, quindi diciamo siamo in linea, si tratta di limare un po' ancora degli aspetti tecnici e economici che sono stati già condivisi, però ecco, formalmente ancora no, però aspettiamo a breve. C'è stato il periodo d'agosto e chiaramente anche la banca non aveva CDA di mezzo, quindi l'ultimo è stato i primi d'agosto, quindi si aspetta la formalizzazione.
È una storia lunga e travagliata quella del cantiere. Ex asilo, la struttura è di proprietà della diocesi. Era stata acquistata da un raggruppamento di imprese con a capo una banca, poi ditte del settore edile. La nuova proprietà era legata al comune attraverso un leasing in costruendo. L'inizio dei lavori nell'autunno 2021, ma alcuni mesi dopo lo stop e la conseguente risoluzione del contratto per inadempienza con la ditta esecutrice dei lavori. Adesso forse la tanto attesa svolta, soprattutto dai residenti della zona, che avevano anche presentato due esposti per denunciare le condizioni in cui versa l'area. E torniamo a parlare adesso invece della ex Sacci. L'intervento in questo caso è dei due consiglieri regionali del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis. La situazione dell'area ex Sacci, dicono, che si trova nel comune di Bibbiena, in stallo e abbandonata da troppo tempo, è insostenibile. Da cittadini, dicono i due consiglieri, siamo estremamente preoccupati per la salute pubblica. E la risposta avuta ad una interrogazione fatta alla giunta regionale, anziché tranquillizzarci, ha aumentato le nostre preoccupazioni. Per questo, dicono i due consiglieri, con spirito di collaborazione abbiamo deciso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica e alle autorità competenti al fine di verificare se non vi siano responsabilità sulla situazione che si è appunto creata. E adesso invece parliamo di questo weekend in corso, un weekend davvero denso per la città di Arezzo, perché ci sono due manifestazioni davvero molto sentite, una su tutte, la nostra giostra del Saracino, che si correrà proprio domani, domenica 1 settembre, in Piazza Grande alle 17, e intanto la prova generale è andata a Porta Sant'Andrea. Vince la prova generale della giostra del Saracino, una Madonna del Conforto, edizione 1 settembre 2024, il quartiere di Porta Sant'Andrea. Con un totale di 10 punti, Porta Sant'Andrea vince la prova generale della 146esima giostra del Saracino, dedicata al professor Giuseppe Paschini. Secondo l'ordine di estrazione delle carriere, sceso per primo in piazza Porta Santo Spirito con Elia Pineschi, che va sicuro contro il buratto e colpisce il centro. È 5. Per la seconda carriera tocca Porta Crucifera, che manda sulla lizza l'esordiente Gian Matteo Marmorini. Il suo tiro finisce sul 4. Porta Sant'Andrea risponde con Leonardo Tavanti, che corre veloce sulla lizza e trafigge al cuore il re delle Indie, cancellando il centro. È ancora una volta 5. A chiudere la prima serie di carriere Matteo Vitellozzi per Porta del Foro, che marca punti 4. Si ricomincia, tocca Niccolò Pineschi per Porta Santo Spirito, che va contro il buratto cercando il 5, ma il suo tiro finisce sul 2, portando a 7 il punteggio della Colombina. È il turno di Porta Crucifera. Dopo qualche esitazione del cavallo nel percorrere la lizza, Niccolò Nassi raggiunge il pozzo e va dritto verso il re delle Indie, marcando 4 punti col citrone, così ad 8, e Santo Spirito è il primo quartiere ad essere fuori dalla competizione. Seconda carriera per Porta Sant'Andrea con Matteo Bruni, che è lucido di fronte al buratto e guaia il compagno di casacca e colpisce il 5, ipotecando la vittoria. Solo una lancia spezzata potrebbe tenere in gioco Porta del Foro, ma Niccolò Scarpini colpisce un 4 che non basta. Esultano così bianco-verdi, la prova generale dedicata a Pasquini va dunque a Porta Sant'Andrea. Una carriera difficile, però sono riuscito a trovare il punteggio. Alla fine qui conta il punteggio, la carriera è importante per il punteggio, ma se si riesce a trovare anche in altri modi. Bisognava inventare tutto, quindi l'unica cosa è che quando sei qui l'estetica la devi mettere da parte, pensi a colpire, e la fortuna ha voluto che la carriera fosse stretta, quindi lui anche a caso ogni volta che la cavalla gli fa una carriera stretta al punto non lo sbaglia mai. Probabilmente se si curava l'estetica non avrebbe corso con questa cavalla, però lui è proprietario di questi cavalli. Lui già dopo la giostra di giugno mi disse: però io a settembre vorrei portare uno dei miei cavalli, lui a Pesca e Biba, che sono di sua proprietà. Visto per come erano andate le prove, la cavalla forse più seria che accettava più questo contesto era la Biba, e siamo andati avanti con la Biba. Tutto da inventare, però siamo andati avanti con la Biba perché perlomeno in piazza lei si è dimostrata la più fredda, solo che per questo. Poi lui è stato bravo, perché io ho detto: mi raccomando, qui conta mirare.
se lo vedi, lo segui e lo prendi. E così è stato. Tutta fortuna. L'altra manifestazione che è in corso e proprio per la concomitanza in Piazza Grande con la giostra si è trasferita al Prato è la fiera antiquaria. Con questo bel sottofondo, insomma, questa fiera diventa un po' più magica. Beh, anni fa, 20-30 anni fa, la musica era dappertutto nelle fiere. Adesso è la Mosca Bianca, ma una volta era così, era tutta la musica, ogni gazebo. Ovviamente no, c'erano gli ombrelloni una volta, era sempre musica. La Fiera dell'Antiquariato trasloca al Prato per la concomitanza con la giostra, ma questa è un'edizione che gli espositori gradiscono molto. È ben frequentata, i numeri sono alti, è un'edizione che non tradisce quasi mai. Diciamo che ultimamente non tradisce quasi mai la fiera nel suo complesso, perché anche le edizioni ordinarie stanno andando molto bene. Però quella di settembre è particolare, è contornata dalle musiche, dai colori della giostra, quindi è un weekend che per la città è sì impegnativo, ma insomma diciamo che ne vorrei più di uno di questi weekend. Sta facendo questo salto di qualità che la Fondazione cercava? Allora, la fiera sta bene, questo in virtù di un gran lavoro dal punto di vista amministrativo e burocratico che fa l'ufficio SUAP, che cura tutto quello che non è la parte promozionale. La Fondazione ci mette del suo nell'aspetto, come dire, di promozione, ma devo dire che la miglior promozione poi alla fine è il passaparola fra gli espositori, e questo ve lo confermano diversi espositori, perché quando uno viene ad Arezzo, lavora, si trova bene, poi è evidente che ne parla. Prima volta in fiera, perché? Perché io vendo principalmente online, però essendo di Arezzo avevo questa voglia di provare a fare questa fiera per questo evento importante per la nostra città e ho voglia di mettermi in gioco anche qui fisicamente, insomma. Un'edizione particolare ospitata al Prato? Sì, diversa, secondo me più bella, più affascinante, perché racchiude tutti i commercianti, tutti nella stessa zona, quindi tutti insieme quassù in questa splendida cornice, quindi sì, più bella sicuramente. Ma ci sono pro e contro, diciamo che è una tradizionalmente questa edizione, soprattutto in passato, era un'edizione molto ricca perché c'è più spazio, venivano tanti commercianti e tanti compratori da tutta Italia. Oggi, come un po' tutti i mercati, non è così dinamica e vivace come era un tempo, però insomma i pro sono, vabbè, che dura 3 giorni, quindi si può venire venerdì, ma anche le altre edizioni si può scaricare venerdì. Ieri abbiamo fatto poco, eccetera. È frequentata, in altre edizioni è stata più frequentata, è stata più gente. Comunque, una bella edizione, si spera anche quest'anno, non piove, c'è un po' di vento. Ecco, come contro c'è il polverone che è alzato da questo pavimento, dai ciottoli, eccetera. Quindi poi ci ritroviamo tutti gli oggetti e i mobili con la polvere, eccetera. Sono al Prato, se il tempo è favorevole, certamente piace al pubblico, perché insomma c'è un panorama stupendo. L'ambiente è delizioso, invitante, quindi se il tempo tiene è un'ottima opportunità di venire a Prato. Il mercato come sta dal vostro punto di vista? Mi direi un po' in calo, sì, purtroppo sì. Purtroppo sta calando con anche mercati concorrenziali, senza regole, insomma non è in salute perfetta, no, però no. E sono tanti i pellegrini che stanno raggiungendo in questi mesi, in questo 2024, un anno davvero particolare, il Monte Santo, la Verna, perché come sappiamo ricorrono gli 800 anni dalle stimmate ricevute da San Francesco proprio sul Monte della Verna. Il prossimo 17 settembre, è questa la data solenne, appunto, che poi verrà ovviamente celebrata, ci sarà un gemellaggio anche tra la Verna e Assisi. Ci vengo spesso perché non è tanto lontano e quindi mi piace venire alla Verna, perché è un luogo per ritrovare se stessi, di meditazione, preghiera e sì, molto bello.
Siamo a Laverna, il monte sacro dove 800 anni fa San Francesco ricevette le stimmate. In questo anno così particolare i pellegrini visitano il santuario con un rinnovato spirito. Non sono mai stato in un luogo così bello dove loro mi hanno portato. Una settimana prima me l'ho sognato e allora ho detto veramente esiste qualcosa. Perché io sono una che tengo tanto, tanto a San Francesco e io tengo il suo nome proprio per questo. E Francesco è salito quassù in un momento in cui la sua vita sembrava volgesse al meglio, aveva avuto già l'approvazione ufficiale da parte della Chiesa, del suo ordine, della sua esperienza, ma noi abbiamo bisogno non soltanto di conferme esterne, ma abbiamo bisogno soltanto che gli altri ci battano una pacca sulle spalle, ecco, ma abbiamo bisogno di una conferma interiore della nostra coscienza e da parte di Dio, ecco, per chi ci crede. Allora Francesco qui ha scoperto che tutta la sua fatica, tutto quello che aveva vissuto, non era frutto di un delirio collettivo, di gente folle che andava dietro a un folle, ma che in realtà era l'avventura di un cristiano che aveva preso sul serio il Vangelo e che la sua stessa vita, il suo stesso corpo era diventato Vangelo, cioè il corpo di Gesù. Un Gesù che dà la vita per noi, per questo è stigmatizzato. Quindi noi vivremo l'esperienza del corpo glorificato e risorto alla fine dei tempi. Oggigiorno chi ama in qualche modo accetta che la sua vita, il suo corpo portino il segno di quell'amore che magari gli altri non hanno né capito, né visto, né corrisposto, ma noi continuiamo ad amare, a dare la vita per gli altri. E il 17 settembre, giorno solenne in cui San Francesco ricevette le stimmate nel 1224, un gemellaggio con Assisi. Filmeremo un patto di amicizia tra Chiusi della Verna e Assisi proprio perché vogliamo fare questo gemellaggio e completare alcuni gemellaggi che abbiamo già fatto in passato come con Greccio, come con San Leo. Ora il 17 è il giorno delle stimmate, firmeremo anche con Assisi. Si chiama Calcit in festa e saranno giorni davvero di festa proprio per il Comitato Aretino Lotta contro i tumori. Sentiamo quando e dove. 6 giorni di eventi, spettacoli, musica ed incontri. Torna così Calcit in scena dal 3 all'8 settembre all'Arezzo Fiere e Congressi, che si chiuderà con il tradizionale Mercatino dei Ragazzi. È un'iniziativa che portiamo avanti ormai da diversi anni, che ha il suo punto centrale nel Mercatino dei Ragazzi per la raccolta fondi, ma anche altre serate diversificate proprio, diciamo, che possono avere un obiettivo educativo, si potrebbe dire. Appunto si parla di sport con il Museo Amaranto, si parla appunto di una festa di fine estate con i bambini, si parla di un concerto con l'orchestra della Croce Bianca, si parla con teatro della il Polvarone, si parla di danza, musica e teatro, un mix che organizza la Greta Palazzini, e si parla anche di sanità e salute con i professionisti del nostro ospedale. Perciò diciamo una settimana dove possiamo trovare divertimento, educazione e anche informazione. Ad aprire la 6 giorni, martedì 3 settembre, la festa dei bambini, organizzata in collaborazione con OPI. È stata un'estate importante per Arezzo, oltre 1500 voucher di buoni legati a tempo bello, 43 operatori accreditati per garantire che quel tempo passato fuori casa d'estate fosse sicuro e fosse importante, fosse speso bene, e quindi abbiamo ritenuto che Arezzo ha in qualche modo costruito un modello in questo senso di integrazione, di collaborazione, di risorse, e quindi una festa dedicata alla fine dell'estate, all'inizio della scuola e alla promessa che anche l'estate prossima sarà nel segno dell'aggregazione e della sicurezza per le famiglie. Le offerte libere raccolte nel corso delle giornate andranno a sostegno del progetto Scudo del Calcit. Una storia che ha fatto letteralmente il giro di tutte le testate giornalistiche, che si è guadagnata anche un post di Matteo Salvini. Parliamo della gattina adottata dalla Polizia Municipale di Monte San Savino.
doveva avere un nome che rappresentasse anche il nostro lavoro e il nostro quotidiano, e la paletta è uno degli strumenti principali del nostro lavoro insieme al fischio e alla penna. Non poteva che chiamarsi Paletta la gattina, salvata e adottata dagli agenti della polizia municipale, già diventata mascotte del comando di Monte San Savino. La gattina, tricolore di appena 4 mesi, era stata abbandonata lo scorso 24 agosto nell'area di servizio che si trova a pochi passi dal casello autostradale di Monte San Savino. Era all'interno di un trasportino rosa con alcuni giochi e fotografie. Un gesto vile che fortunatamente ha avuto un lieto fine. In un primo momento il micio è stato affidato ad un'associazione animalista e poi alle cure di una clinica veterinaria. La polizia municipale si è immediatamente attivata, contattando il titolare del distributore per avere copie delle immagini delle telecamere per individuare l'autore dell'abbandono. Purtroppo però non è stato trovato nulla e così gli agenti hanno deciso di adottarla. Era da tempo che cercavamo una nostra mascotte, e perché noi siamo un gruppo molto unito e oltre la passione per questo lavoro ci unisce anche la passione e l'amore per gli animali, e quindi è da tempo che cercavamo una mascotte e questa ci sembrava l'occasione più giusta che fosse capitata. Paletta si è subito ambientata nella nuova casa tra scrivanie e computer. Qui non sarà mai sola. Perché il nostro lavoro è organizzato in turni, sia di mattina che di pomeriggio e anche in turni serali. Inoltre lavoriamo anche la domenica, quindi no, non sarà mai sola. È molto, diciamo, benefico da un punto di vista salutare. È un antistress naturale, quindi noi sicuramente abbiamo aiutato lei, però lei aiuterà sicuramente anche noi. La piccola paletta può essere un bel messaggio contro gli abbandoni. Speriamo che un gesto così serva e soprattutto speriamo che qualche volta qualche autore dell'abbandono si trovi, perché sono reati che sono fortemente puniti dal nostro ordinamento giuridico. Ed infine chiudiamo con lo sport. Questa mattina conferenza stampa di Nello Cutolo, parlando ovviamente delle ultime mosse di calcio mercato da parte dell'Arezzo. Abbiamo rinforzato la nostra rosa, ha detto Cutolo, e sognare non costa nulla. Penso che veramente abbiamo fatto qualcosa di accurato nei minimi dettagli, perché non ci siamo mai nascosti di voler essere competitivi e di alzare quella famosa asticella che abbiamo sempre diventato dall'inizio della stagione. Per far sì, è normale che bisogna alzare leggermente il livello. Il livello l'abbiamo alzato in tutti i reparti, con una campagna acquisti direi importante, all'interno di un girone a mio avviso stratosferico, perché poi ecco, ieri ho condiviso con tanti miei colleghi che tra varie battute, sai, si parlava dell'Arezzo e dell'Ascoli piuttosto che Ternana, Perugia, Pescara, perché è un girone veramente, io la ritengo che sia una seconda Serie B. E proprio le ultime ore di mercato le bombe le hanno sparate tutti praticamente, quindi questo significa che è un campionato veramente impegnativo, bello, affascinante e molto molto equilibrato, perché poi c'è la Torres, che è una squadra, secondo me è la squadra più forte di questo girone ad oggi. Per quanto riguarda la gestione, io ho grande fiducia, ho grande stima in un allenatore secondo me bravissimo, che veramente è arrivato in punta di piedi e sta portando avanti un percorso che è stato già illustrato al primo giorno che ci siamo incontrati, e quindi lì sono proprio sereno e tranquillo per la gestione di mister Troise. Per quanto riguarda, cioè, la competitività, ogni giocatore ha accettato di stare in un contesto per cercare di alzare questa famosa asticella. Quindi io mi aspetto grande intelligenza, grande competitività e grande voglia da parte di tutti a mettere in difficoltà l'allenatore. Poi ripeto, le partite sono veramente tante, succedono mille cose durante il campionato e io penso che oggi abbiamo la rosa per sopperire comunque a qualsiasi tipo di assenza. Per quanto riguarda Tavernelli, sì, è un giocatore diverso a Mattia Iori, che poi saluto molto volentieri perché ragazzo è un grande professionista, che anche lì non è che sono, cioè, che le cose nascono così per caso, è normale che è una situazione che io fra virgolette abbiamo portato sempre in maniera silente davanti, perché
volevamo capire anche da parte di Mattia qual era la sua propria scelta e il suo pensiero di poter stare nella competitività, era quello il discorso. Nel momento in cui ci siamo resi conto, verso fine mercato, che lui giustamente nella partita dopo ci siamo fatti una chiacchiera col suo agente, abbiamo ritenuto opportuno che, ecco, poi tra l'altro è la squadra dove ha condiviso la seconda parte di stagione e gli faccio un grande in bocca al lupo. In quel momento abbiamo approfittato con un giocatore, ripeto, come Tavernelli, che ci completa anche lui in un reparto dove agisce per me da seconda punta, anche da punta esterna, ma all'occorrenza anche da tre quarti, e se vuoi è veramente un giocatore molto molto duttile, quindi era quelle caratteristiche lì, per dare più soluzione a un allenatore che, me lo confermate voi, fate ancora voi fatica a capire qual è il modulo, no? Qual è il numero, perché veramente è un sistema molto asimmetrico, che non si riesce, perché il mister lavora tanto sugli occupazioni degli spazi, cioè sulla dinamicità, sulle rotazioni, quindi servono quei tipi di giocatori lì, giocatori che non danno riferimento e giocatori imprevedibili, con grande ritmo ovviamente, perché si gioca a ritmi alti, e noi siamo andati in quella direzione perché abbiamo sposato appieno questa linea tecnica che ci ha dato il nostro allenatore. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci.